Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore e c'è Antonia Attanasio che sta per presentare il suo libro Two of Us, volume 1. Raccontaci un po' la storia di questo romanzo. Sì, Two of Us parla del percorso di una ragazza che cerca di riprendersi dalla morte dei genitori, un dolore che l'ha sconvolta, e quindi con l'aiuto di suo fratello Nicholas riuscirà a sentirsi meglio. Però questo percorso è lungo, è tortuoso, e per questo non è solo un romanzo rosa, perché lei si innamorerà e troverà nell'amore un motivo per andare avanti, ma è anche un romanzo di formazione. Come hai deciso di scrivere un libro e soprattutto di raccontare questa storia che è particolare? Comunque parla di difficoltà e comunque anche di rinascita. Praticamente Josie è molto simile a me. Lei è una chitarrista come me e trova nella musica il sollievo che io ho impiegato un po' per trovare. Quindi lei è una ragazza difficile, è testarda, è come me. Per questo è stato l'elemento primo nell'idea. Poi il fatto che lei dovesse rialzarsi mi affascinava. Questo racconto è pubblicato in self-publishing. L'ho detto malissimo, però ci siamo compresi. Come mai hai deciso di adottare questa formula che tra l'altro soprattutto tra voi giovani sta diventando frequente? Dirò la verità, io sono molto impaziente e mi hanno insegnato che non c'è bisogno di aiuto per una cosa che si può fare da sola. Quindi se esiste il self-publishing mi sono detta perché devo aspettare delle case editrici che ci metteranno secoli a darmi attenzione, perché sono una ragazzina o magari per dei preconcetti. Allora ho scelto di informarmi, di capire come funziona la graphic design, come funziona l'editoria, quindi di formattarlo e di pubblicarlo da sola. Qual è il tema principale che affronti in questo romanzo? Hai detto che la protagonista ha molti aspetti che ti somigliano, suona, tra l'altro stasera ho visto che c'è una chitarra, sì, quindi Filippo sicuramente suonerò. Ci sarà un intrattenimento musicale. Cosa volevi raccontare? Qual era l'elemento che volevi far uscire fuori o comunque condividere con gli altri? Che attraverso l'amore si può. Attraverso l'amore si può tutto, l'amore per la musica, l'amore per se stessi, l'amore per la propria famiglia, e anche che il termine famiglia non è restrittivo mamma, papà, figlio, figlia, ma la famiglia può anche essere quella che trovi nel percorso della tua vita, ovvero dei migliori amici che diventano come dei fratelli, i figli che avrai, tuo marito, quindi ci sono molti tipi di famiglie e sono tutte bellissime. Ultima domanda, il libro ha come sopratitolo, se così possiamo dire, volume 1, pensi che ci sarà un seguito? Sì, questo è a finale aperto, quindi prevedo un seguito in cui Josie cercherà ancora più arduamente un modo per andare avanti. Ok, allora in bocca al lupo per la presentazione, ripetiamo Two of Us di Antonia Attanasio, volume 1, in bocca al lupo. Grazie.